le cosiddette smart communities e smart cities. Ieri abbiamo letto un articolo sul Corriere che ci raccontava come l'amministrazione catanese ha sostituito il 70% di illuminazione pubblica con lampada LED che naturalmente consumano meno e con questo il Corriere entusiasticamente definiva Catania forse la prima smart city italiana ad agire in questo senso. A Catania opera Palella. Opero in Italia, diciamo. STM Electronics. E a lei volevo fare, siccome non abbiamo infinito tempo a disposizione, un paio di domande. Secondo, primo, fatica e piacere del fare innovazione in Italia e cosa fa STM Electronics in particolare? E due, che cosa si aspetta come imprenditore, come azienda dall'esterno? Dall'esterno intendiamo il governo, le amministrazioni locali, la comunità europea. Allora, il tema lo semplifico. Il modello che noi abbiamo, tenendo conto che l'Italia è un paese manifatturiero, l'abbiamo detto prima, si è detto prima, è di mantenere un modello equilibrato, una presenza equilibrata in Italia, che è innovazione e manufacturing. Ma perché? Non perché ci piace filantropicamente avere il manufacturing in Italia, ma perché effettivamente avere la produzione in Italia è estremamente importante per fare innovazione in Italia. Perché? Perché il meccanismo, il circolo virtuoso che si crea tra innovazione di tecnologia di prodotto, manufacturing e risposta verso l'innovazione, crea un vantaggio competitivo sul time to market. Uh-huh. Allora, questo è il modello che noi abbiamo in questo momento. Modello che funziona. Che fate, per chi non lo sa? Il modello funziona fino a quando l'innovazione è buona. Cosa facciamo noi? Noi facciamo componenti elettronici. Allora, per esempio, un esempio di questo modello che funziona, voi sicuramente sui vostri tablet avete notato che interagite con la macchina muovendola. Anche gli smartphone li muovete, sì, evidentemente dentro ci deve essere qualcosa che sente il movimento, perché sennò non sareste in grado di comunicare. Bene, sensore di movimento per i tablet e per gli smartphone in grande misura li fa l'ST. Siamo arrivati a 2 miliardi di dispositivi spediti qualche mese fa. I manufacturer internazionali. Ecco, la cosa interessante che spiega un po' il modello e poi vediamo come interagisce poi col discorso agenda digitale, è che in realtà questo tipo di soluzione è stata concepita a Settimo Milanese, per chi vive a Milano sa che è a 10 km da Milano, ed è prodotta da Agrate Brianza e quindi altri 10 km da Milano dall'altra parte, che è un incubo perché l'infrastruttura per andare da Settimo Milanese a Agrate Brianza è terribile, voglio dire, dipende dall'ora, ma è un happening, però di fatto sono vicini, quindi è un'esperienza tutta italiana, fatta in collaborazione con centri di ricerca esterni, perché ci sono competenze che noi non possiamo avere. Allora, qui l'interazione con l'esterno, tipicamente con l'università. Ma allora la ricerca per noi diventa rete di centri di competenza che abbiano le giuste connotazioni per poter contribuire al prodotto finale. Questa rete fisicamente può non essere tutta in Italia, può essere sparsa nel mondo, ma allora la connettività di questa rete è estremamente importante. E allora il discorso agenda digitale, banda larga, per noi diventa fondamentale e diventa fattore di competizione, anzi di non competizione, perché guardavo gli schermi Samsung e mi viene in mente la Corea. Questo tema la Corea l'ha affrontato qualche anno fa, all'inizio degli anni 2000, come molti paesi emergenti, non avendo legacy col passato, l'ha affrontata nella maniera più competitiva possibile. Chiaramente non aveva da collegarsi con nulla. A questo punto, in quella realtà, il discorso della banda larga, della connettività dell'impresa, è sostanzialmente risolto. Noi ce lo stiamo ponendo e stiamo cercando di risolverlo in questo momento. Chiaramente, in questo momento, questo discorso dell'agenda digitale, per noi è un fattore di, se volete, di futura competitività, ad oggi non lo è. Uh-huh. Quindi questo modello è il modello che noi adottiamo. È un modello che per adesso funziona, con quale difficoltà? Evidentemente questo modello ha bisogno, perché dappertutto esiste, che esista, dappertutto nel mondo, che esista un'attenzione da parte dell'entità politica, uh-huh, di chi dovrebbe programmare lo sviluppo industriale di un paese, programmare, dovrebbe avere la visione da che parte bisogna andare. Quindi fondi di ricerca e di sostegno. Ma non è solo fondi, è visione di quali sono le priorità, di dove si vuole investire i fondi. Uh-huh. Poi i fondi sono evidentemente l'elemento poi concreto, ma non è solamente una questione di soldi, è anche una questione di visione.
E allora lei citava il discorso delle smart communities prima. Sicuramente l'iniziativa adesso che sta prendendo il Ministero della Ricerca sulle smart cities, smart communities, è un'iniziativa estremamente interessante, perché chiaramente definisce... Oltre alle amministrazioni locali. Oltre alle amministrazioni locali, evidentemente. È un'iniziativa estremamente interessante, perché definisce un contesto all'interno del quale si ritiene si metteranno risorse. E allora, a questo punto, risorse, quelle disponibili, evidentemente. E a questo punto, chi in questo ambito decide di fare innovazione sa di poter allinearsi su certe priorità. Ora, questo è chiaramente il modello. Qual è la difficoltà? In realtà la difficoltà è che ci confrontiamo, perché poi la dimensione non è solamente italiana, la dimensione chiaramente è molto più ampia che non quella italiana, la dimensione è quella europea evidentemente. Se ci confrontiamo a livello europeo con altre realtà, ci troviamo chiaramente in grande difficoltà. In generale la presenza dell'Italia nei programmi europei è bassa. E soprattutto la resa, cioè la capacità di successo dei programmi europei, dei programmi italiani in ambito europeo è bassa. Questo chiaramente è un segnale da una parte di scarsa proattività dell'industria, ma anche di scarsa attenzione da parte dell'istituzione, perché di fatto la presenza di finanziamenti governativi italiani per programmi europei è estremamente limitata. Però qua spacchiamo la questione in due. Come sa, nel decreto sviluppo ci sono state anche alcune centinaia di milioni di euro stanziati invece per lo sviluppo economico al sud. Certo. Crede che si tratti di un provvedimento efficace? Allora, sì, in generale. Poi una ridistribuzione. Esatto. Io penso che la questione sia di dimensione e quindi di quantità, ma anche di qualità. Fino adesso noi di risorse in fondo non abbiamo immesse poche nel contesto dell'innovazione industriale, noi come paese. Probabilmente l'abbiamo immesse male e soprattutto non misurando i risultati. Se io vado a misurare quante risorse abbiamo messo nella ricerca di base e quanto è stato il ritorno in termini industriali, non è commisurato. Questo è un grave problema che noi abbiamo, in parte c'è l'Europa, ma sicuramente noi ce l'abbiamo. Le risorse iniettate nella ricerca a diversi livelli sono state nel tempo elevatissime. Il ritorno in termini di manufacturing, perché poi alla fine noi siamo un paese che fa manufacturing, il ritorno in termini di ricaduta industriale sul paese sono assolutamente non commisurate. Ed è questo che bisogna cominciare a misurare per decidere come e dove dare i soldi. Cioè l'efficacia delle ricerche. Il tema fondamentale, se ci confrontiamo, perché poi qui non c'è da inventare l'acqua calda, se ci confrontiamo con altre realtà che magari mettono più risorse, e questo è un fatto, ma la vera differenza è che misurano l'effetto di queste risorse. Okay. Ecco, noi raramente lo misuriamo, tranne che le solite rendicontazioni che si fanno a fine progetto di ricerca, che però non misurano l'effetto, misurano semplicemente il fatto che abbia speso quei soldi per fare quelle cose, ma non l'effetto. Volevo chiedere, ultima domanda, poi ovviamente entriamo magari in una discussione. Prendete fondi europei di ricerca, di sviluppo, di innovazione? Sì, noi li prendiamo, sì, siamo particolarmente attivi a livello europeo, ma questo per necessità, perché la dimensione delle attività che noi facciamo è tale per cui il perimetro italiano non può essere sufficiente. Cioè la partnership con realtà fuori dall'Italia diventa fondamentale, perché ci sono competenze per indirizzare i temi di ricerca che noi stiamo seguendo, che in Italia non ci sono, e quindi a livello europeo queste partnership diventano fondamentali. Quindi la nostra partecipazione è compatibilmente con il contesto attiva. Inutile dire che non esiste solo un'agenda digitale europea, ma esiste naturalmente esistono una serie di traguardi che sono posti dall'Unione Europea in materia di ricerca e innovazione, ed in particolare è prevista e si sta attuando la creazione di un consorzio di infrastrutture europee per la ricerca.